La bagna cauda è da molti considerata uno dei sette grandi misteri dell'umanità. Secondo la tradizione, nelle domeniche autunnali, ed in particolare nel giorno dei morti, le famiglie piemontesi si riuniscono a un desco per intingere i prodotti del proprio orto in questo maleodorante stracotto a base di aglio e acciughe sott'olio. Questa cosa viene servita nel fuyot, un recipiente in terracotta contenente un piccolo braciere. Ma non c'è dato di sapere se una volta ingurgitato tale composto, il nostro apparato digerente sarà in grado di decodificarlo, trasformarlo ed infine espellerlo dal corpo. Questa bagna, infatti, anche a distanza di anni, avrebbe il potere di provocare misteriose esalazioni da entrambi gli orifizi. Secondo Corsivo Capracavoli, noto ricercatore teosofico del 600 e vivo ancora oggi, la bagna cauda sarebbe apparsa per la prima volta nel lontano anno zero. Egli sostiene di essere in possesso del sacro fuyot che servì a trasportarla da Taurinorum a Betlemme. Nel Nuovo Testamento, infatti, ci sarebbero tracce poi occultate della misteriosa presenza di un quarto mago che fece visita alla capanna, ma in ritardo di una settimana. Esso portava in dono la bagna cauda, cauda appunto, grazie al calore costante del braciere contenuto nel sacro fuyot. Secondo il corsivo, il quarto mago era Gianduia. Alcuni chef dediti a pratiche esoteriche sostengono che per rendere innocua la bagna cauda basterebbe togliere la cosiddetta anima all'aglio, ma non tutti sanno che questa operazione comporterebbe a sua volta la perdita della loro stessa anima. Come sempre, prendete le mie parole con la stessa certezza che avreste nel credere che Antonella Clerici scriva da sé i propri libri di ricette, ma se pensate di dovervi trovare un giorno faccia a faccia con la bagna cauda, tenetevi pronti ad ogni evenienza. Un abbraccio, Adam.